Quindi io mi chiamo Gloria e ho 17 anni e sono qua perché vi vorrei raccontare una cosa che mi è accaduta. Dunque l'altro giorno stavo facendo una passeggiata e ho subito notato un bambino. Così mi ci sono avvicinata. Questo bambino mi ha svelato di essere il piccolo principe. In più ha pure insistito per raccontarmi tre aneddoti. Mi è sempre piaciuto il deserto. Ci si vede su una duna di sabbia. Non si vede nulla, non si sente nulla. E tuttavia qualcosa risplende in silenzio. Solo i bambini sanno quello che cercano. Bisogna esigere da ciascuno quello che ciascuno può dare. In quel momento apparve la volpe. Buongiorno, disse la volpe. Buongiorno, rispose gentilmente il piccolo principe, voltandosi. Ma non vide nessuno. Sono qui, sotto al melo. Chi sei? Domandò il piccolo principe. Sei molto carino. Sono la volpe. Vieni a giocare con me, le propose il piccolo principe. Sono così triste. Non posso giocare con te. Non sono addomesticata. Ah, scusa. Ma dopo un momento di riflessione soggiunse. Che cosa vuol dire addomesticare? Non sei di queste parti tu. Che cosa cerchi? Cerco gli uomini. Che cosa vuol dire addomesticare? Gli uomini? Hanno dei fucili e cacciano. È molto noioso. Allevano anche galline. È il loro solo interesse. Tu cerchi delle galline? No, cerco degli amici. Che cosa vuol dire addomesticare? È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami. Creare dei legami? Certo, tu fino ad ora per me non sei che un ragazzino uguale a 100.000 ragazzini. Non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a 100.000 volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo e io sarò per te unica al mondo. Ah, comincio a capire. C'è un fiore. Credo che mi abbia addomesticato. È possibile. Capita di tutto sulla terra. Oh, non è sulla terra. La volpe sembrò perplessa. Su un altro pianeta? Sì. Ci sono dei cacciatori su questo pianeta? No. Questo mi interessa. E delle galline? No. Non c'è niente di perfetto, sospirò la volpe. Ma la volpe ritornò alla sua idea. La mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline e gli uomini danno la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano e tutti gli uomini si assomigliano. E io mi annoio. Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno nascondere sottoterra. Il tuo mi farà uscire dalla tana come una musica. E poi guarda, vedi laggiù, in fondo, dei campi di grano? Io non mangio il pane e il grano, per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla. E questo è triste. Ma tu hai dei capelli color dell'oro. Allora, sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano, che è dorato, mi farà pensare a te. E amerò il rumore del vento nel grano. La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe. Per favore, addomesticami, disse. Volentieri, rispose il piccolo principe, ma non ho molto tempo, ho da scoprire degli amici e da conoscere molte cose. Non si conoscono che le cose che si addomesticano, disse la volpe. Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte,
ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un amico, addomesticami. Che cosa bisogna fare? Domandò il piccolo principe. Ah, sì, e allora, bisogna essere molto pazienti. In principio tu ti sederai un po' lontano da me, così, nell'erba. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono una fonte di malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino. Il piccolo principe ritornò l'indomani. Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora, disse la volpe. Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle 4, dalle 3 io comincerò ad essere felice. Col passare dell'ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le 4, incomincerò ad agitarmi e ad inquietarmi. Scoprirò il prezzo della felicità. Ma se tu vieni, non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore. Ci vogliono i riti. Che cos'è un rito? Disse il piccolo principe. Anche questa è una cosa da tempo dimenticata. È quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un'ora dalle altre ore. C'è un rito, per esempio, presso i miei cacciatori. Il giovedì ballano con le ragazze del villaggio. Allora il giovedì è un giorno meraviglioso. Io mi spingo sino alla vigna. Se i cacciatori ballassero in un giorno qualsiasi, i giorni si assomiglierebbero. Si assomiglierebbero tutti e non avrei mai vacanza. Così il piccolo principe addomesticò la volpe. E quando l'ora della partenza fu vicina, «Ah!» disse la volpe, «piangerò». «La colpa è tua», disse il piccolo principe. «Io non ti volevo far del male, ma tu hai voluto che ti addomesticassi». «È vero», disse la volpe. «Ma piangerai?» «Certo». «Ma allora che ci guadagni?» «Ci guadagno», disse la volpe, «e ci guadagno il colore del grano. Va a rivedere le rose. Capirai che la tua è unica al mondo. Quando ritornerai a dirmi addio, ti regalerò un segreto». Il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose. «Voi non siete più niente! Voi non siete per niente simili alla mia rosa! Voi non siete ancora niente! Nessuno vi ha addomesticato! E voi non avete addomesticato nessuno! Voi siete come era la mia volpe! Non era che una volpe uguale a 100.000 altre! Ma ne ho fatto il mio amico ed ora è per me unica al mondo!» E le rose erano a disagio. «Voi siete belle, ma siete vuote. Non si può morire per voi. Certamente un qualsiasi passante crederebbe che la mia rosa vi rassomigli, ma lei sola è più importante di tutte voi, perché è lei che ho innaffiata, perché è lei che ho messa sotto la campana di vetro, perché è lei che ho riparata col paravento, perché su di lei ho ucciso i bruchi, salvo i due o tre per le farfalle, perché è lei che ho ascoltato lamentarsi o vantarsi, o anche qualche volta tacere, perché è la mia rosa». E ritornò dalla volpe. «Addio. Addio», disse la volpe. «Ecco il mio segreto. È molto semplice. Non si vede bene che col cuore, l'essenziale, è invisibile agli occhi. Non si vede bene che col cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi. L'essenziale è invisibile agli occhi», ripeté il piccolo principe per ricordarselo.
È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa, che ha fatto la tua rosa così importante. È il tempo che ho perduto per la mia rosa, sussurrò il piccolo principe per ricordarselo. Gli uomini hanno dimenticato questa verità, ma tu non la devi dimenticare. Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa. Io sono responsabile della mia rosa, ripeté il piccolo principe per ricordarselo. Eravamo all'ottavo giorno del mio guasto nel deserto e dopo aver bevuto l'ultima goccia della mia provvista d'acqua, dissi al piccolo principe: «Sono molto graziosi i tuoi ricordi, ma io non ho ancora riparato il mio aeroplano, non ho più niente da bere e sarei felice se potessi camminare adagio adagio verso la fontana». Dopo aver camminato per ore, in silenzio, venne la notte e le stelle cominciarono ad accendersi. Le vedevo come in un sogno, attraverso la febbre che mi era venuta per la sete. Le parole del piccolo principe danzavano nella mia memoria. Incominciava ad addormentarsi. Io lo presi tra le braccia e mi rimisi in cammino. Ero commosso. Mi sembrava di portare un fragile tesoro. Mi sembrava pure che non ci fosse niente di più fragile sulla terra. Guardavo, alla luce della luna, quella fronte pallida, quegli occhi chiusi, quelle ciocche di capelli che tremavano al vento, e mi dicevo: questo che io vedo non è che la scorza, il più importante è invisibile. E siccome le sue labbra semiaperte abbozzavano un mezzo sorriso, mi dissi ancora: ciò che mi commuove di più in questo piccolo principe addormentato è la sua fedeltà a un fiore, è l'immagine di una rosa che risplende in lui come la fiamma di una lampada, anche quando dorme. Ed ora, certo, sono già passati 6 anni. Non ho ancora mai raccontata questa storia. Gli amici che mi hanno rivisto erano molto contenti di rivedermi, poi di rivedermi vivo. Ero triste, ma mi dicevo, è la stanchezza. Ora mi sono un po' consolato, cioè non del tutto. Ma so che è ritornato sul suo pianeta, perché al levar del giorno non ho ritrovato il suo corpo. Non era un corpo molto pesante e mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come 500 milioni di sonagli. Se un giorno farete un viaggio in Africa e sarete nel deserto e se vi capita di passare proprio di là, vi supplico, non vi affrettate, fermatevi un momento sotto le stelle. Se allora un bambino vi viene incontro e ride, se ha i capelli oro e se non risponde quando lo
quando si interroga, voi indovinerete certo chi è. Ebbene, siate gentili. Non lasciatemi solo, così triste. Scrivetemi subito che è ritornato.